Bene, siamo qui con l'assessore allo sport del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi. La situazione è importante perché c'è stata la presentazione della 46esima Coppa Bruno Passalacqua, un torneo giovanile di calcio, e anche questo è il primo segnale che il calcio giovanile in provincia di Grosseto riprenderà il 30 d'agosto con questa manifestazione importante in questo impianto favoloso che è l'impianto dell'Invitta Sauro. Sì, un bellissimo momento, devo dire la verità. Il torneo Passalacqua ci è mancato perché la pandemia l'aveva reso impossibile. Quest'anno ricominciamo sempre ovviamente con tutte le attenzioni del caso, ma con l'entusiasmo di sempre, con la voglia di vedere ragazzi che si divertono, che competono, che vincono. E quindi ecco, un bel momento di ritorno alla normalità, con le squadre che si affronteranno, con il bel gioco. Magari, come sempre, dal torneo Passalacqua esce anche qualche grande campione, pertanto siamo veramente contenti. L'impianto è un impianto, dicevo prima, uno dei fiori all'occhiello, perché ce n'è più di uno, poi ce lo dirà lei assessore. Qui siamo all'Invitta Sauro, un campo rinnovato, un campo di erba artificiale, ma ci sono anche altri impianti sportivi nel Comune di Grosseto che sono dei fiori all'occhiello. Assolutamente, questo è un campo importantissimo, quindi una struttura, un impianto sportivo comunale sapientemente gestito dall'Invicta Sauro, quindi dal patron che è Paolo Brogelli. Direi ecco che è veramente un impianto riqualificato, in questi anni ha cambiato volto in tutto e per tutto, quindi non solo nella qualità sportiva ma anche nelle strutture vere e proprie. Pertanto ecco, siamo contenti e soddisfatti della scelta che è stata fatta a suo tempo e sosteniamo ovviamente anche questa società, così come sosteniamo tutte le altre società sportive che in questi anni hanno gestito o hanno avuto comunque in gestione gli impianti sportivi comunali. Noi sul calcio, come sapete, abbiamo veramente puntato molto, la riqualificazione di Roselle, il nuovo centro sportivo di Roselle, questo impianto l'abbiamo già detto, ma anche ovviamente altri sport, quindi lo stadio di baseball, altri sport come ad esempio qui vicino, in via Lago di Varano, la cooperativa Atlante, che ovviamente ha calcato importanti palcoscenici del calcio a 5, quindi anche qui abbiamo assegnato questo impianto a loro. Direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro sull'impiantistica sportiva, di riqualificazione sì, ma anche di gestione.